Allora, continua la presentazione dei prodotti che ho preso alla cosmetica bio di natura siberica. Allora, vi presento, vi faccio vedere cosa ho preso di nuovo. Ho preso shampoo e balsamo alla Dale, mi mette male pronunciarlo. Eccoli qua, dovrebbero essere certificati, vabbè, sono certificati, dovrebbero lunghezza dei capelli, un giorno massaggio, si lascia agire 2-3 minuti, dovrebbe essere idratante, nutriente, ci credo perché a parte che tutti gli shampoo di natura siberica sono tendenzialmente nutrienti. Io ne ho provati svariati, mi fido della cosa. Comunque poi quando lo proverò vi saprò dire, perché questi ancora, molti di questi non l'ho ancora aperti, non posso aprire tutto quanto. Il balsamo l'ho visto recensito da una ragazza che ha i capelli molto ricci e molto lunghi, ha detto che li districa molto facilmente, sono convinta che li districa anche a me, anche se ognuno ha il suo capello. Confido molto in questo prodotto. Allora, i prezzi. La maschera 8,93 euro e lo shampoo dovrebbe essere uguale. 7,38 euro lo shampoo. Ragazze, ce n'è un bel po', eh? Cioè, tutti i prodotti sono piuttosto ricchi, 400 ml di prodotto. Poi ho preso la maschera sauna e spa ginseng siberiano riparatrice allora, alcuni prodotti di natura siberica non sono tutti biologici, molti contengono i siliconi. Questa è una di quelle. Questa contiene silicone. Ad esempio, anche l'olio per le punte dei capelli che vi ho fatto vedere nel precedente video contiene siliconi, così come il gel per i capelli. Quindi sono di origine biologica, però contengono i siliconi, ma non contengono petrolati e altre schifezzuole. Però i siliconi ci sono, ma i siliconi fanno bene. Allora, questa maschera qui l'ho pagata, forse mi è arrivato con l'ultimo ordine, quindi sotto. Sono veramente disorganizzata. Eccola qua, 12,70 euro e ce n'è la bellezza di 370 ml. È bella grossa, ve la apro così vi faccio vedere il barattolo. Eccolo qua, è grosso, eh? Viene su un profumo, non l'ho ancora aperta, ma sento che ha un buon profumino. Poi ho preso delle saponette. E a me piace anche lavarmi con le saponette e ho provato a prendere queste qui di natura siberica. Una l'ho anche già usata. Vi arrivano in questa scatoletta di cartone e le saponette sono piuttosto piccole e sono avvolte nella carta e sono rotonde, sono dei panetti rotondi, sono anche morbidi, profumatissimi, ma hanno un profumo e lasciano la pelle morbidissima. Questo qui che ho aperto io è Alpino. Alpino. Sapone naturale artigianale Alpino siberiano. È molto molto buono. Questo qui Federica al telefono mi ha detto che lenisce anche, non so, tipo le mani secche d'inverno. Quindi ne prenderò probabilmente degli altri di questi perché io d'inverno anche in casa, in famiglia, abbiamo le mani molto secche. Poi ho preso il sapone alla propoli, questo anche l'ho aperto, buonissimo, fantastico profumo, non l'ho però ancora usato, è giallo, è buonissimo, a me viene voglia di morderlo. Che buono che è.
Ma poi profuma, cioè se voi lo lasciate lì appoggiato in un angoletto, vi profuma la stanza. Prima che mi cada, lo metto via. E poi un altro sapone che non ho proprio aperto perché non mi sembra il caso di aprire tutto quanto è questo qui, sapone naturale artigianale elasticizzante. Qui lo dice proprio, senza parabeni, PEG, siliconi, coloranti sintetici, glicoli, oli minerali. I saponi sono stranaturali. I saponi li ho pagati 5,32 euro l'uno. Poi direi basta. Cosa mi hanno regalato? Allora, mi hanno regalato lo scrub corpo Saarema. Un barattolone così, non ho ancora aperto perché ce n'ho già aperto, ne ho due aperti in doccia, quindi va bene così. Cosa dice questo qua? Questo qua è questo qui, essendo un omaggio, non ha dietro la, perché la cosmetica bio vi mette tutta la traduzione in italiano dietro dei prodotti, vedete? Vi appiccica una descrizione tutta in italiano, sono veramente avanti. Qui invece non ce l'ho perché è un omaggio, comunque vedo che c'è scritto che è un esfoliante corpo tonificante. Esfolia delicatamente, c'è scritto, contiene vitamina C, A, E, B1, B2, PP, antiossidanti. Credo che sia un ottimo scrub, 99 di origine naturale. Lo proveremo volentieri. E poi mi hanno regalato questo formato da 50 ml di shower gel di natura siberica alle vitamine. Io questo qua l'ho già aperto. Sa di agrumi. Un buonissimo profumo, non l'ho ancora usato, eccolo qua. E poi mi hanno regalato la maschera viso, che è la sorella dello scrub che ho comprato io al caviale di Russia, che non ho ancora utilizzato perché in uso ne ho già abbastanza. Si presenta così come lo scrub, ha la stessa forma. Ed è un illuminante nutriente antirughe, ristrutturante per il viso al caviale di Russia. Ok, sì, pantenolo, omega 6. Erbe selvatiche siberiane, tannini, alghe delle isole Faroe. Preziosi minerali, deve essere veramente buona. Deve essere veramente buona. Poi campioncini, ho ricevuto anche dei campioncini e ho ricevuto rhodiola rosea da giorno. Io questa l'ho usata 2 anni fa. Snow Caledonia Day Cream, anche questa comunque l'avevo già provata. E Siberian Ginseng contorno occhi, guardate che bustina gigante di contorno occhi da provare, ce lo sogniamo in profumeria che ci diano una bustina grossa così. Uno shampoo volumizzante, io l'ho già acquistato, lo conosco bene. Questa è una cosa da uomo, uno shampoo da uomo. E poi queste sono nuove al caviale di Russia. Una crema da giorno e una crema da notte, sempre di natura siberica. Una crema a mani di Organic Shop. Una nuova marca che tengono, la Puro P. Un contorno occhi labbra e una crema per il viso. Bellissimo perché in ogni pacchetto mettono queste cosine qua che sono carinissime. Questo in legno, c'è una perlina e poi un adesivo a forma di maialino, carinissimo.
Ragazze, io vi avevo accennato che le creme per il viso biologiche, io ne avevo provate alcune, e soprattutto di una marca che non ricordo il nome, la Saponaria. E mi avevano creato una forte fuoriuscita di brufoli e comedoni. Poi avevo provato quelle di natura siberica e non mi avevano mai dato problemi. Io avevo usato quelle nere al caviale, sia il contorno occhi che il siero che la crema viso, e mi ero trovata benissimo. Ovviamente poi a me piace cambiare, quindi poi sono finita altrove. Comunque a me piace Natura Siberica anche per i trattamenti viso, cose che non ho ordinato ora, ma che ho ordinato in passato sono state lo struccante occhi da usare con l'acqua ed era fantastico anche per togliere il trucco dal viso. E cosa ho usato? Ho usato talmente tante cose che non me le ricordo neanche più. Comunque tante le ho riprese perché mi sono piaciute e tante non me le ricordo. Ad ogni modo, se andate sul sito, vedete anche i miei commenti che avevo lasciato un tempo. E ovviamente è positivissima. Una cosa molto buona è la maschera viso da notte. È una maschera viso che tenete tutta la notte, al mattino vi sciacquate il viso e siete davvero molto luminose e molto idratate. Quella me la ricordo e quella lì magari più avanti, perché mi sembra di aver fatto il pieno di tutto, più avanti è facile che la riprenda, anche se lo sconto che c'è è valido fino a fine agosto, quindi date un'occhiata al sito e non preoccupatevi, se avete delle domande da fare, telefonate al numero che c'è la cosmetica bio e Scaranari Federica vi risponderà. È preparatissima, gentilissima, disponibilissima, è una persona splendida, splendida, splendida. E lei vi risponde, vi dà la sua opinione e io sono contenta che abbia visto un mio video per vedere anche cosa consigliarmi. E sono contenta davvero. Io spero che Federica guardi questo video e gli mando un abbraccio grande, un bacione e mando un bacione grande, un abbraccione forte a tutte voi che avete seguito questi video con tanta pazienza. Non ne ho più. E vi mando un bacione, ciao!